dell'onorevole Tripiedi ed altri, numero 3/2427, sulle iniziative di competenza relative al rapporto tra requisiti previdenziali ed aspettativa di vita. La illustra l'onorevole Cominardi per un minuto. Prego. Grazie Presidente. In Italia tutti i giorni il nonno 66enne si alza per andare a lavorare. In Italia tutti i giorni il nipote 24enne, magari con laurea, resta a casa senza occupazione e sulla scrivania forse un voucher. Questo è il risultato di politiche sciagurate. Grazie alla legge Fornero abbiamo l'età di pensionamento tra le più alte d'Europa. E guarda caso abbiamo contestualmente tra i tassi di disoccupazione giovanile più alti d'Europa. Ma non finisce qui. Con l'introduzione dell'aspettativa di vita, centrodestra, Sacconi, per il calcolo appunto dell'età pensionabile, si andrà in pensione a 70 anni. 70 anni. Adesso io e il mio collega Davide Tripiedi credo che possiamo dire che qua dentro siamo tra i pochi che possono dire di conoscere un lavoro, i lavori di fatica. Fuori dal palazzo invece sono la maggioranza dei cittadini. Quindi penso agli operai in fabbrica, agli autotrasportatori, gli infermieri, i muratori. Cioè col bastone ci vanno in cantiere. E qui chiudo. Chiediamo un impegno immediato del governo sul tema dei lavori usuranti, quindi sull'aspettativa di vita, perché è dimostrato che un operaio campa di meno di un impiegato meno di un dirigente e un politico di professione col vitalizio magari fino a 100 anni. Grazie. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Come noto, le politiche in materia pensionistica da diversi anni a questa parte sono state improntate all'esigenza di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico e si sono progressivamente sviluppate attraverso una serie di provvedimenti che peraltro gli stessi interroganti citano nel loro documento. Fra questi, tra i quali quelli volti ad adeguare i requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico all'incremento della speranza di vita. L'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita è effettuato sulla base dell'incremento dell'aspettativa di vita come accertato dall'Istat a consuntivo e si tratta di un meccanismo ampiamente raccomandato in ambito europeo, volto a contrastare il processo di invecchiamento demografico e gestire la relativa transizione demografica. Il meccanismo dell'adeguamento alla speranza di vita è stato originariamente introdotto da una disposizione del 2009 e questa norma prevedeva che l'adeguamento decorresse dal 1 gennaio 2015 con modalità tecniche demandate da un apposito regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 2014. Il meccanismo è poi stato significativamente modificato da una successiva disposizione del 2010 che ha fissato una cadenza triennale per l'adeguamento secondo le rilevazioni effettuate dall'Istat. La normativa in questione è stata interessata in un breve lasso di tempo da molti interventi normativi, fra quali il decreto legge 98 del 2011 che ha anticipato al 2013 il meccanismo di aggiornamento. Successivamente il decreto legge Monti Fornero che oltre a prevedere un generale aumento dei requisiti pensionistici ha anche stabilito che ai requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nonché al requisito dell'anzianità contributiva per la pensione anticipata siano applicati gli incrementi derivanti dal meccanismo di adeguamento all'aspettativa di vita. Inoltre la medesima disposizione normativa ha stabilito che successivamente all'adeguamento effettuato nel 2019 l'aggiornamento dei requisiti avverrà con cadenza biennale anziché triennale. Il mix di questi due fattori ha inevitabilmente generato un progressivo aumento dell'età pensionabile e pertanto un generale inasprimento dei requisiti per l'accesso alle pensioni. Occorre peraltro considerare che ai sensi della normativa vigente, a fronte di una diminuzione dell'aspettativa di vita, i requisiti pensionistici devono in ogni caso rimanere invariati. Ciò premesso, mi corre l'obbligo di affermare che sulla tematica qui proposta è già presente e attiva l'attenzione del Ministero e che su questo stesso oggetto c'è un'attenzione collegata alla discussione oggi aperta con le organizzazioni sindacali intorno alle tematiche previdenziali. E la verifica che stiamo realizzando riguarda appunto la possibilità di effettuare una rivisitazione dei criteri di adeguamento dell'aspettativa di vita con specifico riferimento ai lavoratori che svolgono attività usuranti per i quali la normativa vigente prevede requisiti di accesso al pensionamento inferiori a quelli generali e quindi da questo punto di vista riteniamo di poter
affermare che ci sarà un intervento riferito a questa tematica. Grazie, onorevole Tripiedi. Ci sarà un intervento del governo per rivedere l'adeguamento alle speranze di vita, detto questo Poletti. Ringraziamo anche il ministro Poletti, ricordandogli anche che l'aspettativa di vita di un muratore o di un ferroviere o di un pescatore è diversa dall'aspettativa di vita di un lavoratore che lavora in banca. Ma non voglio fare la guerra tra poveri. Bisogna cercare di intervenire selezionando in maniera decisiva quali sono i lavori usuranti. Oggi abbiamo i muratori che lavorano a 67 anni sul ponteggio, ministro, e questo non è accettabile. Le proposte del Movimento 5 Stelle vanno in quel senso, le proposte ci sono e i soldi anche. Voglio ricordare, ministro, che dal 2011 che si parla della riforma Fornero votata da tutto il Parlamento, abbiamo speso 11 miliardi per salvaguardare 172.000 persone, abbiamo speso 2 miliardi e mezzo per l'opzione donna, abbiamo speso 10 miliardi di euro per il Jobs Act sulla decontribuzione. Ministro, non ci venga a dire che i soldi non ci sono, perché i soldi ci sono e ne abbiamo. Bisogna utilizzarli bene, è questa la differenza. Bisogna sapere al di fuori di questi palazzi le persone che vita fanno. Senza dubbio, ministro, lo sa che il Movimento 5 Stelle è aperto a modificare, addirittura a abrogare l'aspettativa di vita, perché bisogna differenziare l'aspettativa di vita con i mestieri che si fanno, ministro. Siamo anche preoccupati per la questione dei fondi dei lavoratori professionisti. Adesso c'è il rischio che questi fondi andranno ad essere utilizzati per salvare le banche, ministro. Noi siamo veramente preoccupati, l'abbiamo denunciato tramite il nostro vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, e la domanda ci viene spontanea: ma chi ha autorizzato questa manovra? Avete chiesto ai lavoratori del settore prima di andare a utilizzare i loro soldi per coprire i danni che state facendo? E questa è la nostra preoccupazione, ministro. Io voglio chiudere dicendo che il Movimento 5 Stelle, se si discuterà una proposta che va verso la modifica della Fornero o addirittura un'abrogazione della Fornero o addirittura una nuova manovra che non sia l'APE, che non siano le banche a prestare i soldi ai cittadini per andare in pensione, il Movimento 5 Stelle c'è, ministro. Quindi ascoltate e accettate le proposte del Movimento 5 Stelle. Grazie. Che faranno la differenza. Grazie, ministro.